Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. E con il tuo Spirito. Eminenza Reverendissima, reverendi sacerdoti, componenti del Tribunale Regionale Campano per le cause dei Santi, qui riuniti, alle autorità civili qui convenute, il signor Sindaco Vittore del Greco, dottor Giovanni Palomba, e la professoressa Maria José Abilitato, preside dell'Istituto Comprensivo Falcone Scalda. Benvenuti al popolo di Dio che ci segue in diretta streaming. Oggi si compie il primo passo dell'inchiesta diocesana del processo ordinario del sacerdote Raffaele Scauda, presbitero morto in concetto di santità in questa arcidiocesi. 15 novembre 1872, Raffaele Scauda nasce a Torre Annunziata, da Scauda Pasquale e Cirillo Maria Teresa. L'infanzia e la fanciullezza trascorsero nella serenità familiare. Raffaele ricevette l'impronta di una forte educazione cristiana, in particolare dalla madre Maria Teresa, e si forgiò a un carattere aperto, affettuoso, privo di asperità e di grande equilibrio. Ai piedi di un'immagine della Madonna del Buon Consiglio, nella sua casa, quante volte avrà visto la mamma e il papà sostare in preghiera. Una famiglia cristiana, certamente da loro imparò ad avvertire la presenza di Dio, comunicata proprio dalla madre del Buon Consiglio. Nel 1884, a soli 12 anni, Raffaele entrò nel seminario, alunno determinato e volenteroso, ma come affermò lui stesso, ero affetto da una malattia che si conobbe solo il 15 luglio 1899. Nel 1897 fu ordinato sacerdote dal vescovo di Nola, Aniello Renzullo. 13 giugno del 1897 celebra la prima messa solenne nella parrocchia di Ave Grazia Plena in Torre Annunziata. Accetta di celebrare la Santa Messa come sacerdote giovane in una chiesa privata incontrata a Leopardi, a Torre del Greco. La provvidenza gli fa incontrare Francesco Vitiello, che gli offre il suolo per la costruzione di una chiesa nuova. Il cardinale Giuseppe Prisco, il 25 maggio
1902 pone la prima pietra per la nuova chiesa. Nel marzo 1906 arriva la sacra immagine del Buon Consiglio proveniente dalla casa paterna e viene collocata su un trono provvisorio. Nell'aprile 1906 ci fu l'eruzione del Vesuvio. I pochi abitanti che non fuggirono, atterriti e spaventati, ma con grande fede, insieme a Don Raffaele portarono la sacra immagine del Buon Consiglio di fronte al Vesuvio. Ci fu la prima protezione della Madonna, perché solo questa contrada, più esposta, fu esente anche dalla pioggia di cenere e la pioggia. Il santuario di Maria Santissima del Buon Consiglio diventa la casa dove la Madonna, attraverso il cuore di Don Raffaele Scava, inizia ad accogliere le prime forme di povertà umana, gli orfani, ammalati, reduci di guerra, soldati. Il santuario diventa per lui il grembo di Maria, dove le fragilità umane, le varie forme di povertà, le periferie esistenziali dell'uomo trovano ascolto, accoglienza, amore, l'Eucaristia e un pezzo di pane quotidiano. Il suo semplice programma quotidiano era quello di nutrirsi dello sguardo della Madre del Buon Consiglio. Infatti, ascoltiamo le sue parole, egli affermava: attraverso i suoi occhi attingo fede e carità. Il nostro programma per le costruzioni di queste opere di fede e di carità va svolgendosi meravigliosamente. Infatti, mentre si eleva il trono alla Madonna, sentimmo il dovere di pensare alla corona che le dovrà cingere il capo. Una corona di oro? Una corona di gemme? No, invece sarà una corona vivente, di anime semplici e innocenti, che sono figli della sventura, del dolore e del lutto. Queste anime salvate dalla miseria e dai pericoli, questa Madre del Buon Consiglio potrà non commuoversi al cospetto di tanta fede e carità verso i suoi figli? E Don Raffaele conclude: andiamo ai piedi della Madonna, veneriamola, ella ci proteggerà. La spiritualità di questo figlio sacerdote di Maria si può sintetizzare in questi punti fondamentali. Primo, spiritualità di contemplazione. Nella celebrazione eucaristica, Cristo si offre per noi. Secondo, spiritualità della presenza. Come Gesù è presente nell'Eucaristia, Don Raffaele è presente nelle povertà umane. Terza, spiritualità di trasformazione. Attraverso il dinamismo della vita eucaristica ha ridato la dignità perduta ai poveri. Quarto, spiritualità di tensione. E qui segue l'atteggiamento della Madre di Dio, che vigila sui suoi figli. Parliamo della tensione dello Spirito Santo, che è sempre temperata dalla speranza. E in ultimo, quinto, spiritualità comunitaria. Don Raffaele ha vissuto in pieno l'essere famiglia, avendo compreso che nell'isolamento si muore, dandosi questa risposta: nessuno è così povero da non aver niente da dare. Nella festa delle rose della Madre del Buon Consiglio, il 26 maggio 1961, Don Raffaele Scauda offre per l'ultima volta alla sua Signora, come lui chiamava la Madonna, l'omaggio delle rose. 1 giugno 1961 scrive su due foglietti un ultimo messaggio come suo testamento. Giorno 2 giugno 1961, alle ore 6:30 del mattino, primo venerdì del mese, Don Raffaele Scauda torna alla casa del Padre. La fama di santità, già accompagnato in vita da una diffusa opinione di uomo virtuoso e animato dal carisma della carità, dedito al servizio della carità nella Chiesa,
in particolare verso gli ultimi e gli emarginati. Ha lavorato in modo completo e senza condizioni con impegno a favore dello sviluppo della persona umana. All'indomani della Santa Morte risaltarono la sua straordinaria opera di carità, il santuario e le opere annesse. Ma la sua umiltà, la fede inesausta e l'abbandono fiducioso alla volontà del Signore, la fortezza indomita e la prudenza nell'agire. Con la stima e la riconoscenza dei pastori della Chiesa di Napoli, di Nola, di Pompei, di Salerno e di altri vescovi delle diocesi campane, in particolare l'amicizia con il beato Bartolo Longo e il venerabile servo di Dio Giacomo Gaglione. All'indomani della morte anche la stampa locale registrò la sua straordinaria carità e da allora in poi si è mantenuta viva nel popolo e soprattutto tra i suoi figli spirituali la convinzione della esemplarità della vita cristiana del sacerdote Raffaele Scavo, il quale sull'esempio di Gesù ha donato la sua vita, la sua esistenza al servizio del prossimo, in particolare dei poveri, nel quale ha riconosciuto il volto di Cristo. Nonostante gli anni trascorsi dalla sua morte, continua a rimanere consistente, spontanea e duratura la fama di santità, come mostrano tra l'altro le varie manifestazioni che si celebrano in occasione del suo Dies Natalis presso la sua tomba nel santuario di Maria Santissima del Buon Consiglio in Torre del Greco, e altre forme di gratitudine e di devozione che si sono diffuse nell'ambito della diocesi di Napoli e in altre diocesi. A tutto questo si deve aggiungere una costante fama di segni che vengono attribuiti alla sua intercessione presso il Signore. Auspichiamo che questa inchiesta che oggi iniziamo nel nome del Signore e per l'intercessione di Nostra Signora di Loreto porti i suoi frutti facendo risaltare in Don Raffaele le virtù eroiche e così sperare nella sua beatificazione e canonizzazione. Eminenza, a nome della Associazione Angela Jacobellis, la serva di Dio Angela Jacobellis, desidero ringraziarla per aver accettato di presiedere questa prima sessione sul processo sulla straordinaria guarigione ottenuta dal signor Gaetano Massimino per intercessione della serva di Dio. È certamente una coincidenza provvidenziale, dobbiamo vederla così, che questa prima sessione, che questo processo si svolga nella diocesi di Napoli, dove è già stato celebrato molti anni fa l'inchiesta diocesana sulle virtù eroiche di Angela Jacobellis. Tutti gli anni '90, dal 1991 fino alla fine degli anni '90, si sono succedute molte sessioni sulle virtù eroiche di Angela Jacobellis e proprio alla fine degli anni '90, precisamente nel '99, il signor Gaetano Massimino ha ricevuto questa grazia, questo che noi speriamo che la Chiesa voglia approvare come miracolo, e cioè come guarigione inesplicabile dal punto di vista scientifico. Possiamo dire che già è stato un miracolo essere potuti arrivare a questo giorno,
perché la guarigione è avvenuta in Germania. È un miracolo che sono state ritrovate le carte mediche dopo più di 20 anni. I medici a cui abbiamo chiesto la cartella clinica per poter preparare questo processo hanno detto proprio così, che è un miracolo che abbiamo potuto trovare ancora presenti queste carte e che poi dopo pochi giorni forse sarebbero state bruciate. E il cardinale Crescenzio Sepe ha ricevuto la competenza per svolgere questo processo che, come sapete, si sarebbe dovuto svolgere in Germania, perché il processo si svolge nel luogo dove è avvenuto il miracolo, e perciò ho chiamato provvidenziale coincidenza questo fatto che iniziamo a celebrare il processo sul miracolo proprio nella stessa diocesi dove è stata celebrata l'inchiesta diocesana e dove Angela Jacobellis è morta nel 1961. E il miracolo è consistito, per dirlo in breve, perché diciamo si vuole sapere in che cosa è consistito, almeno sommariamente, nel fatto che il signor Gaetano Massimino, per dare aiuto ad un operaio in una grande fabbrica di carta in Germania, verso la fine degli anni 90, come ho detto, ha avuto una macchina, un'enorme macchina, che gli ha strappato, squarciato il piede. Ha dovuto subire molte operazioni, ma soprattutto poi alla fine ha dovuto affrontare la prospettiva di un'amputazione del piede e forse addirittura fino al ginocchio, perché si è creata una cancrena che i medici in tutti i modi non sono riusciti a riparare. Ma proprio nella camera operatoria dove si doveva svolgere questa amputazione ormai inevitabile, e i medici hanno visto che la circolazione, diciamo, avveniva, e dopo pochi minuti sono usciti dalla camera operatoria e tutta l'operazione è stata annullata. E questo è stato certamente per le preghiere che sia il signor Gaetano Massimino e tutta la famiglia e tutti gli amici, diciamo, avevano fatto ad Angela Jacobellis, a questa bambina che noi speriamo possa aggiungere alla dichiarazione delle virtù eroiche e alla beatificazione. È stato un miracolo, un altro miracolo ancora, quello di aver potuto rilanciare questa causa che dagli anni 2000 si era un po' arenata, perché gli stessi documenti del processo erano andati dispersi, e invece anche questo è una grazia ed un miracolo, si sono potuti raccogliere e presentare alla Congregazione dei Santi, che adesso ha allo studio la posizione sopra le virtù. E quindi speriamo, questa è la preghiera, questo è l'augurio di questo giorno che facciamo, la tomba nella parrocchia di San Giovanni Battista dei Fiorentini è meta di pellegrinaggi, preghiere, la fama di santità è fuori discussione. La nostra preghiera oggi è che possiamo sentirci riuniti di nuovo, questa volta per la dichiarazione dell'eroicità delle virtù, quando Angela Jacobellis diventerà venerabile e poi beatificata. Voi sapete che fino alla prima metà del Novecento non si parlava di beatificazione dei bambini, perché si riteneva che un bambino non potesse esprimere virtù eroiche. Invece, proprio partendo da San Domenico Savio, Maria Goretti e soprattutto i fratelli delle apparizioni di Fatima, il Papa Pio XII e poi altri papi hanno dichiarato che è possibile, ed è un fatto, che i bambini, proprio i bambini, ci dimostrano esempi di virtù eroiche. Ed Angela Jacobellis
non posso fare una lunga biografia come l'ha fatto Don Dinardo per Angela Jacobellis, che ha svolto la sua vita in 14 anni, ma come dice la scrittura, in pochi anni ha dato una testimonianza molto valida, affrontando la malattia in maniera eroica e trasformando la malattia in una testimonianza di fede e di amore verso il Signore e verso i fratelli. Fratelli e sorelle, ci ritroviamo oggi qui per innalzare a Dio Padre, fonte di ogni santità, preghiere di lode e di ringraziamento per aver donato alla nostra Chiesa napoletana due testimoni di fede, il sacerdote Don Raffaele Scauda e la giovane fanciulla Angela Jacobellis. Entrambi hanno vissuto nella fedele obbedienza alla volontà di Dio, perché si traducesse quel qui ed ora della loro storia la bellezza dell'annunzio evangelico. Invochiamo lo Spirito Santo affinché i lavori di apertura della fase diocesana del processo di santificazione aiutino a conoscere meglio la verità sulle virtù eroiche della loro vita e attraverso la loro testimonianza permettere a noi di avvicinarci di più a Cristo Signore, unico modello di ogni santità. Preghiamo. O Dio, che hai benignamente consacrato la casa della Vergine Maria con il mistero dell'Incarnazione, concedi a noi di vivere lontani dal peccato e di diventare degni di abitare la tua santa casa. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che Dio vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dalla lettera di San Giacomo Apostolo. A che serve per lei, miei? Se uno dice di avere fede, ma non ha le opere, quella fede può forse salvarlo. Se un fratello o una sorella sono senza vestiti e sprovvisti del cibo quotidiano, e uno di voi dice loro: andatevene in pace, riscaldatevi e saziatevi, ma non date loro il necessario per il corpo, a che cosa serve? Così anche la fede, se non è seguita dalle opere, in se stessa è morta. Parola di Dio. Beato l'uomo che teme il Signore. Beato l'uomo che teme il Signore. Beato l'uomo che teme il Signore e nei suoi precetti trova grande gioia. Potente sulla terra sarà la sua stirpe. La discendenza degli uomini migretti sarà benedetta. Beato l'uomo che teme il Signore. Prosperità e ricchezza nella sua casa. La sua giustizia rimane per sempre. Spunta nelle tenebre, luce per gli uomini retti, misericordioso, pietoso e giusto. Beato l'uomo che teme il Signore. Felice l'uomo pietoso che dà in prestito
amministra i suoi beni con giustizia. Egli non vacillerà in eterno, ed ecco sarà il ricordo del giusto. Salva il suo cuore, confida nel Signore. Egli dona largamente ai poveri, la sua giustizia rimane per sempre, la sua fronte si innalza nella gloria. Avrà la luce della vita. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a Dio, Signore. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: voi siete il sale della terra, ma se il sale perde il sapore, con che cosa lo si renderà salato? A null'altro serve che ad essere gettato via e calpestato dalla gente. Voi siete la luce del mondo. Non può restare nascosta una città che sta sopra un monte, né si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candelabro, e così fa luce a tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendono gloria al Padre vostro che è nei cieli. Parola del Signore. Gloria a te, Cristo. Sia lodato Gesù Cristo. Cari fratelli e sorelle, questa liturgia della parola, attraverso la stessa parola di Dio che abbiamo ascoltato, ci apre gli orizzonti dello Spirito e ci insegna come dobbiamo vivere questo momento di grazia, per cui due figli di questa Chiesa Santa di Napoli iniziano un cammino che, se è volontà di Dio, li porterà agli onori degli altari per continuare ad essere, ecco, sale della terra e luce del mondo, per poter essere posti sul candelabro della vita e illuminare anche le nostre coscienze, la nostra fede, il nostro impegno, il nostro essere cristiani in una società così difficile come la nostra, in questo momento così particolare come il nostro. Ecco, sembra che siamo caduti tutti in una specie di tenebra che avvolge il mondo intero a causa di questo virus. E non riusciamo più a orientarci nel camminare, nell'andare avanti.
non sappiamo cosa fare, come poter fare, quelle che sono anche le usanze giornaliere, quello che è il nostro vivere normale. Ecco, la luce di Dio che ci illumina, che rischiara anche le tenebre, che viene in nostro aiuto e ci dice che al di là di queste tenebre c'è la presenza viva, vera, di un Dio che è incarnato, di un Dio che, uomo come noi, viene a sollevarci, a donarci coraggio, speranza, per non abbatterci, per non scoraggiarci, per dare sapore alla vita in questo tempo così anemico. Ecco, ed è bello che proprio in questo momento noi prendiamo queste nostre due belle figure, un sacerdote e una fanciulla, e anche qui dobbiamo vedere quella provvidenza che manifesta, diciamo, la sua predilezione per la nostra Chiesa di Napoli. Ecco, il nostro sacerdote, Don Scauda, non era di Napoli, è incardinato nella diocesi di Nola, dove ha fatto tutti i suoi studi, in seminario, è stato ordinato sacerdote per la diocesi di Nola. Ma poi ecco la provvidenza, viene a Torre del Greco, vede questa realtà lì a Leopardi, si innamora e decide di rimanere, di svolgere lì il suo ministero sacerdotale, dando sfogo, come abbiamo ascoltato dalla presentazione che hanno fatto i nostri postulatori, sfogo a quella devozione mariana che ha colpito il nostro Don Raffaele fin da quando era bambino, nei dialoghi che aveva col suo papà. Ecco, e soprattutto cercando di concentrare il fondamento della sua vita sacerdotale su chi? Sul centro, sulla base, su Cristo, Cristo Eucaristia, traducendo poi questa devozione in opere di carità per i poveri, per i bisognosi. E così anche Angela non era di Napoli, è nata a Napoli, è nata a Roma. E poi, appena bambina, ancora pochi anni, si trasferisce con la famiglia qui a Napoli, per ragioni sociali, per ragioni di lavoro, eccetera. E qui incomincia, anche in questa tenera età, un cammino di santità straordinario, fatto di che cose? Di piccole, semplici, umili cose. Già colpita da una malattia, guarisce e poi intraprende una strada che è quella di tutti i bambini, di tutti gli adolescenti a scuola. Sempre manifesta questo atteggiamento di amore verso gli altri. La maestra della scuola la indica come punto di riferimento per gli altri bambini della scuola che avevano bisogno di aiuto, no? O prima classe, come diciamo, no? Che potevano aiutare. E lei che cosa? Che anche quando riceveva qualche regalo, qualche cosa, dava ai suoi amici, alle sue amiche che vivevano poveramente, gesti di generosità, di preghiera, soprattutto che esplosa il momento in cui si è manifestata questa malattia che poi l'ha portata alla morte. Ma che sofferenza in una bambina così tenera, lei cosciente che sa offrire, sa immolarsi, sa cogliere la volontà di Dio senza mai lamentarsi, anzi rimproverando i parenti, le zie, che alle volte reagivano di fronte alla sofferenza di questa loro congiunta, questa loro bambina, e non si spiegavano il perché.
e lei, col volto sempre rivolto a Cristo, si immolava, tenera agnella, sull'altare di Cristo per essere come Lui un'offerta viva per il bene delle anime. Ecco, due che non erano di Napoli, che la provvidenza però fa venire a Napoli e che maturano la loro santità, la loro testimonianza qui in questa nostra diocesi. È una benedizione di Dio, la benedizione di Dio, questa nostra bella diocesi, la diocesi più ricca di santi. Qualche tempo fa abbiamo mandato a Roma già il processo di altri due, un sacerdote. Ecco, adesso questa prima sessione, sono prossimi altri due, la prossima riunione dei vescovi della Campania, si leggeranno, i nostri vescovi presenteranno anche altri due candidati alla santità, anche un re, Francesco II. Ecco, non è una predilezione di Dio nei nostri riguardi. Sì, abbiamo tante miserie, tante difficoltà, tanti limiti, siamo in una situazione, però vedete come Dio interviene nella storia della nostra città, della nostra regione, come Dio interviene nell'anima di tanti buoni che sanno immolarsi, che sanno raccogliere questa volontà e tradurla in opere di amore e di carità. Ecco, è l'esempio che ci viene da questi nostri due candidati alla santità, anche se poi di fatto lo sono, perché anche noi, ecco, come il sale, dobbiamo rendere saporita la vita, bella la vita, perché questa vita è dono di Dio. Dobbiamo saper illuminare la nostra vita e attraverso la nostra testimonianza illuminare anche la vita degli altri, perché gli altri, vedendo la testimonianza vera, efficace, effettiva che noi diamo del Vangelo di Cristo, ecco, videando opera vostra buona e vedono le vostre opere buone e glorifichino il Padre che è nei cieli. Il Signore ci benedica, ringrazio tutti quelli che si stanno adoperando per portare a termine questo cammino che oggi iniziamo nella nostra diocesi, e con l'aiuto anche di Maria siamo sicuri che con la protezione di questi nostri fratelli e sorelle anche noi possiamo camminare con serenità sulla strada della santità. Dio vi benedica tutti, cari amici, cari fratelli e sorelle, e Amaron. Amen. Adesso legge Don Ciro e poi legge di Filippo. Adesso c'è Don Ciro. Ecco. Segue ora il giuramento dei componenti del Tribunale Regionale Campano per le cause dei santi, per il processo sulla vita, le virtù e la fama di santità del servo di Dio, sacerdote Raffaele Scauda, e per un presunto miracolo attribuito all'intercessione della giovane fanciulla, la serva di Dio, Angela Iacobellis. Nel nome del Signore, amen. Nell'anno del Signore 2020, giorno 10 del mese di dicembre alle ore 10:15, alla presenza di Sua Eminenza Reverendissima il Cardinale Crescenzo Sepe, del Reverendissimo Sacerdote Francesco Rivieccio, delegato episcopale, costituiti in tribunale in Napoli presso la cappella del Palazzo Arcivescovile, presenti il Reverendo Sacerdote Antonio Salvatore Paone, promotore di giustizia, i professori Vittorio Emanuele Cangiani, Antonietta Borriello, notai attuati, il Reverendissimo Monsignor Luigi Medusa, censore e teologo, il Reverendo Sacerdote Edoardo Scognamiglio, censore teologo, il Dottor Giovanni Battista Rossi, perito medico, si sono presentati
il reverendo sacerdote Antonio Di Nardo, postulatore della causa di canonizzazione del servo di Dio Don Raffaele Scauda, sacerdote della diocesi di Nola, e il reverendo padre Giuseppe Guerra, postulatore della causa di canonizzazione della serva di Dio Angela Jacobellis. Da quanto consta dal loro mandato di postulazione che esibiscono, richiedono che si proceda all'istruzione di un processo sulla vita, virtù e fama di santità per il servo di Dio Don Raffaele Scauda e all'istruzione di un processo sul presunto miracolo attribuito all'intercessione della serva di Dio Angela Jacobellis, secondo quanto è disposto dalle norme del 7 febbraio 1983 e secondo le disposizioni emanate dalla Congregazione per le cause dei Santi nel congresso ordinario del 22 maggio 1992 e secondo l'istruzione Sanctorum Mater del 22 febbraio 2007. Ascoltate le richieste dei postulatori, l'Eminentissimo Arcivescovo esamina i mandati procuratori passandoli allo stesso delegato e al promotore di giustizia perché li controllino. Non avendo nulla da opporre, l'Arcivescovo li riconosce validi. I delegati episcopali e gli altri membri del Tribunale accettano con piacere l'incarico per il quale sono stati designati, mostrandosi disposti a compierlo fedelmente e ad osservare il dovuto segreto. Quindi tutti prestano il giuramento prescritto. Nel nome di Dio, io, Crescenzio, Cardinale Sepe, Arcivescovo di Napoli, giuro che, lasciando ogni preferenza di persone, adempirò con fedeltà e diligenza l'ufficio che mi compete nel processo di canonizzazione del servo di Dio Raffaele Scauda e nel processo sul presunto miracolo attribuito all'intercessione della serva di Dio Angela Jacobellis. Giuro di tenere il dovuto segreto. Nel nome di Dio, io Francesco Rivieccio, delegato episcopale nel processo di canonizzazione del servo di Dio Raffaele Scauda e nel processo sul presunto miracolo attribuito all'intercessione della serva di Dio Angela Jacobellis, giuro te adempirò fedelmente l'ufficio che mi è stato affidato. Giuro ancora di tenere il dovuto segreto, che Dio mi assista e mi aiutino questi santi Vangeli. Nel nome di Dio, io, Antonio Salvatore Paone, promotore di giustizia, nel processo di canonizzazione del servo di Dio Raffaele Scauda e nel processo sul presunto miracolo attribuito all'intercessione della serva di Dio Angela Jacobellis,
Giuro che adempirò fedelmente l'ufficio che mi è stato affidato. Giura ancora di tenere il dovuto segreto, che Dio mi assista e mi aiutino questi santi Vangeli. Nel nome di Dio, io, Vittorio Emanuele Cangiano, notaio aggiunto nel processo di canonizzazione del servo di Dio Raffaele Scauda e notaio attuario nel processo sul presunto miracolo attribuito all'intercessione della serva di Dio Angela Iacobellis, giuro che adempirò fedelmente l'ufficio che mi è stato affidato. Giuro ancora di tenere il dovuto segreto. Che Dio mi assista e mi aiutino questi santi Vangeli. Nel nome di Dio, io, Antonietta Borriello, notaio attuario nel processo di canonizzazione del servo di Dio Raffaele Scauda, giuro che adempirò fedelmente l'ufficio che mi è stato affidato. Giuro ancora di tenere il dovuto segreto. Che Dio mi assista e mi aiutino questi santi Vangeli. Nel nome di Dio, io, Luigi Medusa, censore teologo, nel processo di canonizzazione del servo di Dio Raffaele Scauda, giuro che adempirò fedelmente l'ufficio che mi è stato affidato. Giuro ancora di tenere il dovuto segreto. Che Dio mi assista e mi aiutino questi santi Evangeli. Nel nome di Dio, io Edoardo Scognamiglio, censore teologo nel processo di canonizzazione del servo di Dio Raffaele Scauda, giuro che adempirò fedelmente l'ufficio che mi è stato affidato, giuro ancora di tenere il dovuto segreto, che Dio mi assista e mi aiutino questi santi Vangeli. Nel nome di Dio, io, Giovanni Battista Rossi, perito medico nel processo sul presunto miracolo attribuito all'intercessione della serva di Dio Angela Iacobellis, giuro che adempirò fedelmente l'ufficio che mi è stato affidato. Giuro ancora di tenere il dovuto segreto. Che Dio mi assista e mi aiutino questi santi Vangeli. Nel nome di Dio, io Antonio Di Nardo, postulatore della causa di canonizzazione del servo di Dio Raffaele Scauda, giuro di compiere con fedeltà l'ufficio che mi è stato affidato, di non fare né dire nulla che direttamente o indirettamente possa attentare alla verità o alla giustizia, o che possa limitare la libertà dei testimoni. Che Dio mi assista e mi aiutino questi santi Vangeli.
Nel nome di Dio, io, padre Giuseppe Guerra, postulatore della causa di canonizzazione della serva di Dio, Angela Iacobellis, giuro di adempiere con fedeltà l'ufficio che mi è stato affidato, di non fare né dire nulla che direttamente o indirettamente possa attentare alla verità o alla giustizia, o che possa limitare la libertà dei testimoni. Che Dio mi assista e mi aiutino questi santi evangeli. Nel nome di Dio, amen. Io, Antonio Salvatore Romano, nominato perito storico nel processo di canonizzazione del servo di Dio Raffaele Scauda, giuro di compiere fedelmente l'incarico affidatomi. Che Dio mi assista e mi aiutino questi santi Vangeli. Tutti i membri del Tribunale rifirmano un verbale complessivo della sessione odierna. Eminenza. Io, padre Luigi Ortaglio, cancelliere arcivescovile, consegno gli atti di questa prima sessione e i relativi documenti ai notai attuari, come detto sopra, in fede, dato in Napoli, dal Palazzo Arcivescovile, il 10 dicembre 2020. Thank you.
vivifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto il Regno Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si sente su quelli che lo temono. Magnifica, magnifica, anima mea. Della Vergine Lauretana. Rinnova, o Signore, la nostra fiducia e speranza nella vita. Donaci di camminare nella fede della Chiesa per l'intercessione dei tuoi santi. Diciamo insieme: ascolta, Signore, la preghiera del tuo popolo. Ascolta, Signore, la preghiera del tuo popolo. Signore Gesù, unico datore di ogni bene, rinnova su tutta la Chiesa il dono dello Spirito Santo, perché sappiamo essere fedeli testimoni della tua alleanza nella carità. Preghiamo. Ascolta, Signore, la preghiera del popolo. Per il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Crescenzio, per tutti i membri della comunità cristiana, vivano in fedeltà e santa perseveranza il senso della fede ricevuto con il battesimo. Preghiamo. Ascolta, Signore, la preghiera del popolo. L'esempio dei santi, nostri compagni di viaggio, ci incoraggino nel percorrere la via del Vangelo, perché nessuno si senta abbandonato nelle quotidiane fatiche della vita. Preghiamo. Ascolta, Signore, la preghiera del popolo. Affinché sull'esempio di Don Raffaele Scauda sacerdote non manchino sante vocazioni alla vita consacrata, e per la testimonianza della giovane Angela Jacobellis ci siano sempre fanciulli capaci di amare e far amare Gesù con la semplicità dei piccoli. Preghiamo. Ascolta, Signore, la preghiera del popolo. La Vergine Maria, custode della piccola casa di Loreto e di ogni focolare domestico, protegga tutte le famiglie da questa epidemia.
Doni forza a quanti assistono e aiutano i malati e i bisognosi. E come a Cana di Galilea, non faccia mancare il suo sguardo provvidenziale, preghiamo. Ascolta, Signore, la preghiera del tuo popolo. Allora facciamo la preghiera per domandare la beatificazione di Don Raffaele Scauda. O Dio Padre nostro, ti rendiamo grazie per aver donato alla Chiesa il servo di Dio Raffaele Scauda, sacerdote. Ha camminato unito a Cristo nell'amore per i poveri, gli orfani, i deboli, gli emarginati dalla società. Sotto lo sguardo amabile della Madre del Buon Consiglio e docile allo Spirito Santo, si è consacrato al cuore confidente di lei. Donaci sul suo esempio di seguire il Divin Consiglio per la salvezza, affinché scopriamo le profondità dell'amore di Dio, diventando testimoni di carità. Degnati di glorificare il tuo servo, Raffaele Scauda, e concedici per sua intercessione la grazia che ti chiediamo. Amen. Ed ora la supplica alla nostra Angela Iacobellis. Eterno Padre, che dirigi il mondo con la volontà d'amore, Eterno Figlio, che ti offri al mondo come oggetto d'amore, Eterno Spirito Santo, che trasformi il mondo con forza d'amore, consenti che anche le invocazioni ad Angela, accompagnate dai benefici e dalle grazie utili all'anima e al corpo, servono a quel grande disegno di amore. Amen. E ora, come Gesù stesso ci ha insegnato, preghiamo insieme il padrone della messe affinché non faccia mancare mai operai nella sua messe. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, metti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori, non cacci in tentazione, ma liberaci dal male. Preghiamo. O Signore Dio nostro, tu ci hai dato questi santi misteri per confermare in noi l'opera della tua redenzione. Fa che per intercessione della Beata Sempre Vergine Maria siano a noi rimedio nella vita presente e nella futura. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo Signore. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Nel nome del Signore, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Oh, my God.
Preghiamo insieme.